Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, questo sarà un video tag sulle 40 domande. Penso si chiami così, non ha un nome ben preciso. E so che gira già da tanto, però io non l'avevo ancora fatto. Tante di voi mi chiedono di farlo. E quindi, cioè, siccome i video tag mi piacciono, quindi facciamo questo video tag. Allora, prima domanda. Quante volte al giorno ti lavi il viso? Diciamo una volta, ma nemmeno, nel senso, io non sono una persona. Io sono abbastanza fortunata, nel senso che il mio viso è come è, la mia pelle è come è, senza che io ci stia tanto dietro e ci stia tanto con creme, lozioni e tante, tante altre cose. Io spesso e volentieri non mi do mai creme, quindi perché comunque sono abituata così e sono fortunata che la mia pelle non mi richiede niente, quindi sono abbastanza fortunata, ecco, direi. Che tipo di pelle hai? Normale, tendente. Tendenzialmente secca, quindi non è proprio, non necessita di tantissime cure. L'ho molto sensibile, quello sì, e la parte in cui l'ho più secca sono in questi punti qui, o magari qua alla fronte e qua. Per il resto sono abbastanza normale, tranne magari in questa parte qui del naso, che magari ce la posso avere un pochino mista, ma rimedio tranquillamente con qualche scrub. Che sapone e prodotto usi per lavare il viso? Nessuno direi, perché io mi lavo il viso, cioè io quando mi lavo il viso, soprattutto anche la mattina ad esempio più che altro passo soltanto tonico struccante, perché probabilmente la sera spesso non mi strucco benissimo, quindi mi rimangono un po' di residui, quindi mi passo con lo struccante e poi mi sciacquo semplicemente il viso, quindi niente, nessun prodotto. Ti esfoli la pelle, scrub, peeling, maschere? Sì, faccio qualche scrub ogni tanto, soprattutto quando sono sotto la doccia, perché lo trovo molto molto più semplice. Quindi spengo l'acqua, inizio a scrubbarmi, soprattutto questa parte qui. E quindi diciamo di sì. Che marca di sfoliante usi? Allora, lo scrub con il quale mi trovo meglio di tutti è quello della Bottega Verde, al nocciolo di albicocca. Mi piace tantissimo l'odore e mi piace tanto anche come lavora perché non è molto aggressivo e funziona benissimo per me. Che crema idratante usi? Scusatemi. Allora, io come crema idratante uso una crema che mi ha dato il dermatologo perché io soffro di dermatite atopica, cioè. Per chi non lo sapesse, è una forma di allergia da cui però non si sa esattamente da cosa viene fuori, ecco. Quindi io ne uso uno che si chiama della Physioderma, si chiama Physiogel, però sinceramente non è che. Questa domanda qui mi sembra un po' stupida, tra virgolette, perché non è che le persone, io uso quella crema lì, voi dovete usare quella crema lì, soprattutto per quanto quando si parla di creme, è una cosa molto soggettiva. Io consiglio sempre a tutti di andare dal dermatologo, fare le analisi che si devono fare e ognuno avrà la crema che gli serve, quindi questa qui è una domanda un po' scema, secondo me, quindi evitate, cioè, io ho quella, però non è detto che voi dovete usare la stessa crema, anzi. Usi la crema contorno occhi? No. Hai o hai mai avuto la pelle a tendenza acneica? No, non l'ho mai avuta e non ce l'ho tuttora, anche se qui adesso c'è un piccolo brufolino, però è periodo di stress. Usi o hai mai usato Proactive, trattamento anti-acne? No. Che fondotinta usi? Allora, ho utilizzato per tanto, 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 tanto tempo questo qui dell'Aldacos, col quale mi trovo benissimo, infatti lo compro sicuramente appena sarà finito del tutto perché è quasi finito. L'unica cosa è, siccome sono quelli modulabili, no? L'unica cosa è che la parte nera, tra virgolette, è praticamente piena. Quindi questa è una cosa che non mi piace tanto, infatti gli scriverò a quelli dell'Aldacos, però a quanto ho capito la nuova formulazione, la parte nera è molto molto più chiara rispetto a questa qui, perché altrimenti la miscelatura spesso è troppo scura anche per le pelli troppo chiare. Quindi con questo mi sono trovata veramente bene. E attualmente invece utilizzo questo qui della Deborah, il 24 ore perfect, fondotinta tenuta tutto il giorno, antilucidità, no, antilucidità, no, effetto maschera, questo qua uso. E mi trovo abbastanza bene. Che correttore usi? Spesso e volentieri utilizzo non proprio un correttore, ma la base della Makeup For Eh sì, la base dell'Urban Decay, che è questa qui, la gialla, perché funziona benissimo come correttore. Faccio vedere. Soprattutto quando non si è tanto abbronzate, funziona veramente bene. Perché è proprio un colore chiaro chiaro, soprattutto sulle occhiaie, essendo giallo,
funziona bene. Quindi è veramente un buon correttore, secondo me. Quindi attualmente utilizzo questo. Come hai scoperto il sottotono della tua pelle? Io penso di averlo sempre saputo. Io ho un sottotono giallo, quindi è abbastanza semplice da riconoscere, secondo me, soprattutto i sottotoni gialli. Quindi, sinceramente, non è che ci ho messo poi tantissimo a scoprire il sottotono, soprattutto poi se si utilizzano dei fondotinta che sono tipo questi, che non sono principalmente per i sottotoni delle pelli, ma sono per tutti lo stesso, quindi diciamo che mi sono sempre trovata abbastanza bene con tutti i fondotinta che ho comprato, quindi non è mai stato un gran problema per me il sottotono. Cosa ne pensi delle ciglia finte? Penso che siano bellissime, siano un ottimo strumento per chi vuole esaltare il trucco. Penso che siano care alcune ciglia finte, soprattutto qua in Italia, però penso che avere un paio di ciglia finte sia indispensabile da avere, soprattutto le persone ovviamente che sono un po' più avanti a livello di make-up, non alle prime armi assolutamente, perché in determinate occasioni le ciglia finte sono stupende, secondo me. Lo sai che dovresti cambiare mascara ogni 3 mesi? Lo so, l'ho scoperto con questo test, a dire la verità, però io sinceramente non lo faccio perché se dovessi cambiare mascara ogni 3 mesi, no, non lo faccio, insomma, nel senso io nemmeno butto le palette dopo un anno da quando ce le ho, perché mi sembra una pazzia, nel senso fino a quanto? 5 anni fa? Non me lo ricordo. 2 anni fa non c'era scritto la scadenza dietro a ogni cosa e ci sono persone che l'hanno utilizzata per tutta la vita la stessa palette. Nessuno è mai morto per questo, nessuno che io sappia ha mai avuto allergie, posso dire cose eccezionali perché mia mamma ha una palette che ce l'ha da 20 anni tra un po' eppure continua a utilizzarla, sono ombretti bellissimi, funziona tutto bene. Ovviamente prima di utilizzare un qualsiasi cosa, controllare l'odore, controllare la consistenza, nel momento in cui si vede che la consistenza o l'odore cambiano, oppure la pigmentazione, eccetera, eccetera, vuol dire che il prodotto è andato a male e allora in quel momento si butta per me. Sephora o MAC? MAC. Direi sì, perché Sephora, i make-up Sephora, tutte le, non mi piace. Non mi piace per niente, non ha pigmentazioni sufficienti secondo me, quindi non mi piace. Preferisco spendere un po' di più nella MAC, magari una volta in meno, ecco. Che strumenti usi durante l'applicazione del trucco? Pennelli, spugnette, pennelli e basta direi. Anche per il fondotinta attualmente ho finito con l'utilizzare soltanto i pennelli. Usi base per l'ombretto? Sì, principalmente utilizzo questo, oppure ombretti cremosi, shade stick, dipende. Usi primer per il viso? No, e secondo me non andrebbero utilizzati i primer per il viso, soprattutto se si è molto giovani, tranne ovviamente se siete andando a un matrimonio, allora è un altro conto, però tutti i giorni assolutamente no, e tutti i giorni non lo consiglio nemmeno alle persone che hanno 50 anni, perché i primer per il viso sono veramente aggressivi con la pelle, quindi usarli con cautela. Qual è il tuo ombretto preferito? Il mio ombretto preferito è sicuramente il nylon della MAC, che ho già fatto vedere in milioni di video. È semplicemente un crema molto molto satinato, è molto bello secondo me. È probabilmente il mio ombretto preferito. Usi la matita nera o il liner liquido? Uso entrambi, però per fare la linea di eyeliner al di sopra utilizzo sempre l'eyeliner perché la matita nera tende a sbaffare e oltretutto non rimane precisa come l'eyeliner, quindi la matita nera la uso per determinate cose e l'eyeliner per altre, quindi mi piacciono entrambi, però per l'eyeliner uso l'eyeliner, ecco. Cosa ne pensi dei pigmenti? Penso che siano stupendi, che però sono un po' più difficili da utilizzare rispetto agli ombretti pressati e anche un po' più scomodi, quello sicuramente, però sono stupendi veramente. Usi il trucco minerale? Sì, per quanto riguarda gli ombretti soprattutto, perché per quanto riguarda il fondotinta minerale non è assolutamente il fondotinta più adatto a me. Ho provato diversi fondotinta minerali e tutti mi hanno dato lo stesso effetto polveroso, seccano la pelle, a me personalmente perché l'ho tendenzialmente secca, quindi personalmente il fondotinta no. Però per quanto riguarda l'ombretto, soprattutto ce n'ho alcune della Neve Makeup che dovrò fare la review tra poco, insomma nel giro di poco, sono veramente stupendi, stupendissimi. Qual è il tuo rossetto preferito? Il mio rossetto preferito è il numero 18 della Collistar, il nude, il più nude di tutti, che ho già fatto vedere in tanti video perché lo uso spesso, ed è un nude non tanto
chiaro, chiaro, come può essere il creme di nude di MAC, ma è più tendenzialmente il colore di questo fondotinta. Quindi rimane un colore un po' più caldo sulle labbra, ecco. Qual è il tuo gloss preferito? Il mio gloss preferito non ne ho, perché io non amo tantissimo i gloss, sinceramente. Li trovo un po' appiccicaticci, durano poco, non, no, non mi piacciono, sinceramente. Quindi non ho un gloss preferito, anche se ogni tanto li utilizzo comunque. Qual è il tuo blush preferito? Anche di questo non ho un blush preferito perché io utilizzo maggiormente la palette da 28 blush, quella che vendono Zoeva, Celia Makeup, Froline, eccetera, eccetera. E quindi i miei blush preferiti sono tutti in quella palette, quindi non è che ho un blush preferito in particolare. Io, appunto, avendo quella palette, utilizzo principalmente quelli e non è che ne acquisto tanti altri di blush, quindi sono a posto così, ecco. Acquisti trucco su eBay? Sì. Ti piacciono i prodotti delle marche da drugstore? Sì, mi piacciono anche quelli, i prodotti, anzi, li trovo alcuni, li trovo veramente, veramente buoni, anche superiori a marche come possono essere la Benefit o la Too Faced o qualunque altra marca, nonostante il prezzo sia un po' inferiore, non del tutto, però un po' inferiore, sì. Vai negli outlet del trucco che si trovano in America, se ne trovassi in America ci andrei, purtroppo non ci posso andare. Sei mai andata, vorresti andare a lezioni di make-up? Non sono mai andata, ma ci voglio andare sicuramente, ci andrò sicuramente, anche se non so quando, perché attualmente sono impegnata con architettura, quindi a Firenze, quindi no, non è fisicamente possibile, però spero in un futuro prossimo di andarci perché è veramente una passione che mi sta veramente facendo crescere tanto, sto crescendo tanto per quanto riguarda il make-up, quindi sinceramente spero di andarci il prima possibile. Sei maldestra nel mettere il trucco? Attualmente no, lo sono stato ovviamente, il primo periodo ovviamente si è un pochino più maldestre, sicuramente. Qual è il crimine di make-up che odi? Allora, il crimine di make-up che odio è sicuramente la matita delle labbra, la matita quella prima del rossetto, fuori dal contorno delle labbra, anche di 1 mm, secondo me è pessima veramente, perché fa veramente un bruttissimo effetto. E un altro crimine di make-up che odio, che però penso odino tutti, il mascherone fondotinta, proprio di un colore magari 3 toni più scuro della tua pelle solo per sembrare abbronzata, oppure la terra su tutto il viso, che non mi piace assolutamente, che poi la terra su tutto il viso poi va sempre a finire che si vede che è su tutto il viso, e perché in alcuni punti dove magari si suda un po' di più va via, mentre magari rimane sulla fronte, quindi si vede la fronte nera, qua bianco, qua nero, qua bianco, un casino, quindi... No, se si è chiari, si è chiari, punto. Bisogna comunque pensarci a queste cose qui senza passare per delle matte che vogliono per forza sembrare hawaiane anche a dicembre. Poi, prediligi colori vivaci o colori neutri? Dipende ovviamente dalle occasioni. Se non... Cioè, io principalmente prediligo quelli vivaci, però spesso all'università così utilizzo più molto colori più neutri, ecco. Quale star trovi che sia sempre truccata bene? Sempre truccata bene è difficile, sinceramente, è proprio difficile. Però a me piace tantissimo Charlize Theron. Quindi io direi lei, perché a parte che è bellissima secondo me, però ha anche dei trucchi che veramente la risaltano moltissimo, ecco. Se dovessi uscire di casa con un solo elemento di trucco, cosa metteresti? L'eyeliner, probabilmente, o la matita, dipende. Io spesso esco di casa senza correttore o senza fondotinta, perché comunque, come vi ho già detto, ho una pelle... Sono fortunata, quindi non ho grossi problemi. Quindi spesso, forse per abitudine, metto la matita o l'eyeliner. Potresti uscire di casa senza trucco? Sì, sicuramente, spesso ci esco. Qual è la migliore marca linea di make-up secondo te? Allora, a livello di rapporto qualità-prezzo, secondo me è...
Allora, è un po' difficile. Allora, a livello qualità-prezzo, probabilmente la Essence, perché comunque avendo un prezzo così basso, ha comunque dei prodotti abbastanza buoni, sicuramente buoni. Però se vogliamo soltanto parlare di qualità, sicuramente per me è la MAC. E no, non ci spiove su quello, nel senso ci sono ovviamente delle cose migliori e delle cose peggiori di ogni marca, come anche della Mac. Se non fosse per il prezzo, la Mac è sicuramente una del, secondo me, la marca più buona di tutte, perché io ho veramente poche cose della Mac, eppure ci sto andando avanti da anni e mi piacciono tantissimo. Quindi dico col cuore questa scelta. Purtroppo i soldi sono quel che sono e la Mac è veramente, veramente costosa. Però questa, insomma, è la mia opinione. Cosa pensi del trucco? Penso che è una bellissima passione che può avere una persona, che è sottovalutata spesso da tante persone, me compresa, perché io sono nemmeno 2 anni che ho iniziato a truccarmi, e questo qui è il risultato che ho avuto, che sto raggiungendo io in 2 anni in cui ho veramente riscoperto questa passione enorme che mi piace tantissimo. Quindi spero che questa passione si allarghi ancora di più, che tante persone che magari non si truccano tanto imparino e scoprano che è bellissimo truccarsi e che si può, che ti può dare un'iniezione di fiducia in te stessa enorme. Questo era mio fratello. Comunque, e che ti può dare veramente un'iniezione di fiducia enorme, e tutti ne hanno bisogno di fiducia e di credere in se stessa, quindi può aiutare veramente tanto, secondo me. Niente, ragazze, questo è il mio video tag. Io spero tanto vi piaccia, insomma, vi sia piaciute le mie risposte, non saprei. Se lo volete fare e non l'avete ancora fatto, ovviamente risposto a altre ragazze, potete rispondere qua sotto, approverò ovviamente tutti i vostri video. E niente, ragazze, vi mando un bacione e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao a tutte!